Buongiorno! Sto finendo di preparare le valigie perché sto per partire, sto per prendere l'aereo e sto per andare a Londra. Non vedo l'ora perché sapete che io adoro Londra e non ci vado, sta arrivando Juno, e non vado a Londra da... Ciao amore, mi mancherai! Non ci vado da un anno praticamente, un po' perché sono stata tanto impegnata e un po' anche perché... Ma cosa mi annusi? Un po' anche perché, come sapete, ormai ve ne ho parlato molto sia nei vlog che sul canale principale, ho quest'ansia per l'aereo, in generale per i mezzi di trasporto, ma in particolare per l'aereo. Quindi è da praticamente un anno che non prendo nemmeno l'aereo, quindi non solo non vado a Londra da un anno, ma è da un anno che non esco praticamente dall'Italia, perché altrimenti dovrei prendere l'aereo. Quindi... Oggi sarà il giorno in cui affronterò la mia paura e sono un po' agitata, cioè allo stesso tempo non vedo l'ora di arrivare a Londra, però non nascondo il fatto che sono un pochino agitata, però rispetto alle ultime volte in cui ho preso l'aereo, quindi un anno fa, sono più tranquilla, cioè ho voglia di affrontare questa mia paura perché comunque io adoro viaggiare e quindi questa mia paura mi sta frenando dal fare un sacco di avventure, dal visitare un sacco di posti diversi, Londra come posti che magari non ho mai visto. Quindi voglio prendere questa occasione appunto di Londra per affrontare la mia paura e capire che posso prendere l'aereo, ce la posso fare, posso arrivare a Londra, posso godermi Londra e posso tornare a casa senza per forza avere i miei soliti attacchi d'ansia, attacchi di panico che purtroppo ultimamente mi venivano quando prendevo l'aereo. Quindi ho deciso anche di vloggare perché spesso le volte passate in cui dovevo prendere l'aereo non vloggavo proprio perché presa da tutta questa stanza, quindi non riuscivo a pensare anche di prendere in mano la macchina fotografica e appunto di registrare. Però questa volta lo voglio fare perché voglio condividere con voi questa avventura che comunque per me è molto importante perché appunto riguarda una mia ansia, una mia paura, e voglio fare di tutto per vivermi al meglio questa, come dire, l'affrontare questa paura. Quindi farò il vlog e poi sicuramente vloggerò anche le giornate a Londra, magari farò un vlog tutto insieme, magari divisi, aspettate comunque altri vlog su Londra. Adesso sono le, vediamo un po', sono le 11:14. L'aereo parte verso le 4, quindi dobbiamo andare in aeroporto e tutto il resto. Sono felice di prenderlo nel pomeriggio perché prenderlo di mattina è sempre un trauma perché bisogna svegliarsi super presto. Oggi comunque io mi sono svegliata presto perché volevo essere un po' assonnata durante il viaggio, così magari in aereo addirittura dormo. Poi tra l'altro il viaggio per Londra non dura tantissimo, quindi dovrebbe essere semplice. E soprattutto ho anche deciso di scaricarmi un libro sull'iBook, sull'app iBook, però devo controllare se l'app iBook si può utilizzare anche dal telefono, perché io ho scaricato il libro di Call Me By Your Name, ovvero Chiamami Col Tuo Nome, che è questo film che è uscito al cinema, però è tratto da un libro e siccome mi è piaciuto tantissimo il film, voglio leggermi il libro, voglio leggermi tutta la storia, perché ovviamente nel film per fare la sceneggiatura hanno dovuto fare dei tagli come per tutte le storie. Quindi siccome mi è piaciuto così tanto, voglio leggermi tutta la storia e siccome non avevo tempo, non facevo in tempo a ordinare il libro, io adoro i libri fisici, ma non avevo tempo di prenderlo su Amazon e non facevo in tempo ad arrivare prima che io partissi, quindi ho deciso di scaricarmi l'iBook sul telefono, cioè no, in realtà sull'iPad, e devo vedere se dal telefono l'app iBook funziona, perché così almeno non mi porto l'iPad che è enorme perché io ho l'iPad quello plus, quello più grande, che praticamente è grande come un computer e non vorrei portarmi troppe cose, quindi se riesco a leggerlo dal telefono preferisco, almeno non me lo devo portare. Tra l'altro imbarcherò il bagaglio, quindi ho anche un sacco di posto, qui c'è la mia valigia già pronta e qui c'è un'altra più piccola che invece mi porterò come bagaglio a mano perché voliamo con EasyJet per fortuna, perché invece Ryanair ha tolto la possibilità di portare il trolley sull'aereo, cosa veramente che io non capisco. Comunque, in ogni caso, non è il mio problema perché ho deciso di stare comoda e portarmi due bagagli. Ovviamente, quello a mano è piccolissimo. Però, in caso ci scappasse un po' di shopping a Londra, ho un po' di spazio per portarmi a casa le cose. Sicuramente farò shopping, lo sapete, mi conoscete. Sono arrivata in aeroporto e adesso scegliamo che cosa mangiare per pranzo perché partiamo. Ancora abbiamo un po' di tempo perché adesso sono le 2:15. Quindi mangeremo in aeroporto. Adesso vi faccio vedere con chi sono. Eccole lì.
qui c'è Muriel e qui c'è Shanti, che stanno scegliendo cosa mangiare di vegano. Guardatele, sono molto attente. E adesso, oh mio Dio, lo sapevo che era con lo zoom. E adesso sceglierò anch'io che cosa mangiare, perché non ho pranzato ancora, visto che avevo un po' di ansia. Quindi per evitare l'ansia non mangio, ma ora ho fame. Siamo sull'aereo, non è ancora partito. Aspetta, faccio vedere dal finestrino. Ecco qua. Stiamo partendo. Io sono qui, tutta scura. Ok, sono qui al mio posto. Durerà più o meno un'ora e mezza, due, credo, sì. Un'ora e quaranta al volo. E qui davanti a me ci sono altre due passeggere molto importanti. Muriel. Oh. Ciao Cleo Vlogs. Mi eri mancato. Finalmente. È vero, Muriel, tu poi appunto. Da quanto tempo non sei su Cleo Vlogs? Troppo. Io non sono mai stata sul tuo canale in generale. Ecco, invece Shanti, eccola lì, non era mai apparsa, comparsa nei miei video. Quindi faremo questo viaggio insieme. L'amore mio di Ara, questa cosa che... Dovranno sopportare la mia possibile ansia, però per ora mi sento bene. Per ora sono pronta ad affrontare. Allora, sono le 15:59 e siamo già partiti. Vabbè, adesso non si vede. Comunque siamo partiti un po' in anticipo, quindi arriveremo in anticipo, che bello. E siamo già, abbiamo già superato le nuvole, il decollo, le nuvole, siamo già nella zona dove si va a crociera, penso che si dica così, ovvero sempre costante, e per ora non ci sono più turbolenze, quindi mi sento benissimo. Non ho ripreso il decollo, perché siccome quella è la mia paura principale, non volevo magari davanti alla telecamera impazzire, mettermi a piangere, cosa che però non è successa per fortuna. Però ho fatto un piccolo video timelapse, faccio vedere adesso, dove ho registrato con il telefono in timelapse il decollo. Vi faccio vedere. Tra l'altro dura pochissimo, perché appunto essendo in time lapse sarà tipo 5 secondi. Ecco qua, vedete, è durato pochissimo. E per ora mi sento bene, sono felice. E non facciamo vedere chi c'è qui di fianco a me che mi sta supportando, ma è Andrea. Ciao Andrea. Mi sta supportando in questa avventura. Guardate che bello, adesso dove siamo? Siamo sulle Alpi, se non sbaglio. Ma io potrebbero essere le Alpi queste, no? Sì, sono tutte le montagne. Wow. Era da tanto tempo che non salivo su un aereo e non mi godevo queste viste, questi panorami bellissimi. Che bello, veramente. Ora mi sento felice. Siamo atterrati. Sono le 16:23, perché qua siamo un'ora prima. Ci abbiamo messo pochissimo, siamo atterrati in anticipo. E adesso stiamo aspettando di poter scendere. Siamo tutti bloccati sull'aereo, ma siamo arrivati a terra, vediamo. Ah, così. Ecco qua. Siamo arrivati. Siamo a Londra. Che bello. Adesso scendiamo, prendiamo i bagagli, poi vi spiego dove andiamo, perché oggi non andiamo subito a Londra, andremo nei prossimi giorni. Eccoci qua nel... Oh, da dietro salutano! Siamo nel minivan, non so come chiamarlo, pulmino, non lo so. Siamo qui. Grande macchina. Grande macchina. E siamo in 9 e stiamo andando a Poole, che è questa cittadina sulla costa dell'Inghilterra, dove passeremo la serata di oggi e la mattinata di domani. E andremo qui a Poole perché è da lì dove è iniziato tutto per quanto riguarda Lush. Quindi lì ci sono ancora ad abitare i fondatori di Lush, e c'è il primo negozio di Lush, e ci sono anche tutte le...
tutte le fabbriche, diciamo così, dove vengono prodotti i loro prodotti. Quindi sarà super interessante vedere come nascono e da dove sono nati anche proprio come città. Quindi sarà una città anche molto tradizionale inglese, non vedo l'ora di vederla. E poi nei prossimi giorni ci aspetterà Londra, che ovviamente sarà completamente diversa. Comunque adesso ci aspetta un viaggio, secondo me, di qualche ora, no? Un paio d'ore. Ecco, sì. Un paio d'ore. Quindi continueremo a dormire. Buonanotte. Sono arrivata in stanza in albergo. Vi faccio vedere la stanza, perché lo sapete che io adoro fare i tour delle cose. Scusatemi le luci un po' basse, ma non credo ce ne siano altre da accendere, quindi siccome è sera dovrete accontentarvi di queste luci. Comunque si entra da qui e a me piacciono tantissimo le porte fatte in questo modo, con queste decorazioni in legno. E poi qui trovate il letto enorme, veramente grosso, e sopra c'è un quadretto con tutte delle cose a tema mare, perché siamo sul mare. Due comodini, uno e due. Poi qui c'è, non so che cosa, penso sia il calorifero, sì, questo è il calorifero. Qui c'è la porta dove ci sono tutte le cose tipo mini bar, la, come si chiama questa, dove mettere le cose costose, la cassaforte, lì delle ciabatte per farsi il tè in camera, e si chiude. Poi qua c'è una scrivania con la camera, sì, con la camera, con la macchinetta del caffè, delle sfizioserie. Qui c'è un fantastico specchio. Questa è la scrivania molto semplice. E poi di qui c'è un altro armadietto dove all'interno trovate praticamente il guardaroba e anche un ferro da stiro. Non me l'aspettavo. Qui una lampada. Eccola qua. Qui c'è la vista. Mi piace tantissimo questa parte dove c'è questo divanetto, questa panchetta che dà sulla finestra. Anche se poi purtroppo la vista non è delle migliori, nel senso che appunto si vedono le case di fronte. Avrei preferito la vista sul mare, però non è che siamo proprio diretti sul mare, siamo qualche via indietro e poi verso di là c'è il mare. Vabbè, finiamo di qui con questo mobiletto e la TV che non utilizzerò mai. Qui appunto c'era la porta con lo specchio invece grandezza naturale. E infine il bagno, che è qualcosa di meraviglioso, bellissimo. Guardate, questo lo adoro. C'è questo ripiano fantastico in legno, queste piastrelline tutte a quadretti, vabbè, il water. Poi c'è il lavandino che mi piace tantissimo, sempre fatto di questo legno. Qua c'è un quadro così a caso. E di qui c'è la vasca da bagno. Voi lo sapete che a casa io non ho la vasca da bagno, quindi sono felicissima che ci sia. Spero di avere modo di utilizzarla e di non avere troppo poco tempo, così che io debba farmi la doccia anche qua, perché questo bagno è bellissimo. Comunque adesso siamo qui in camera, sto un po' parlando con Muriel, Shanti, per vedere in che camere, ok, in che camere ci hanno messo, perché siamo tutte in camere diverse, lontane, però questo hotel è tutto occupato da noi di Lush, cioè da noi ragazze che siamo state invitate da Lush e dallo staff di Lush. Appunto, ci saranno persone da tutto il mondo in questi giorni che sono venute apposta per conoscere meglio Lush e partecipare anche al summit, che è questa fiera enorme che hanno organizzato a Londra. Quindi non vedo l'ora. Infatti domani si va a Londra. Questa è l'unica serata e poi domani mattina sarà l'unica parte della giornata che passeremo qui a Poole, che è appunto dove è stato fondato Lush. E poi torneremo a Londra, la mia amata Londra. Però per ora sto aspettando di capire un po' le mie amiche dove sono state smistate in questo hotel che è enorme. Sembra piccolo da fuori, sembra così casalingo, ma poi ho già fatto non so quale percorso per arrivare fin qua, ci sono un sacco di corridoi, un sacco di scale. Mi è venuta in mente la scena di Harry Potter quando viene detto: attenzione alle scale, piace cambiare, perché sembrava veramente che ogni volta che ti giravi era cambiato tutto dietro di te. Spero di non perdermi e di riuscire a trovare il ristorante, perché stasera ceneremo qui. Per esempio Muriel mi ha appena detto che è confusa, questo per spiegarvi tutto. Bene, sono pronta per la cena di stasera, che appunto si terrà qui nell'hotel, quindi non mi sono messa
nulla di strano, semplicemente ho ritoccato il trucco e mi sono messa un rossetto liquido di Nabla. E come outfit, molto semplice, non so nemmeno se mettermi la pelliccia oppure no, perché staremo qui all'interno dell'hotel. Comunque sotto ho questo cardigan con l'effetto tipo leopardato bianco e nero, sotto questa maglietta che io adoro perché è extra large, che ho preso da Urban Outfitters, e poi leggings normalissimi neri e le mie superstar. Qui invece ci sono le Converse tutte pelose. Queste sono le due scarpe che mi sono portata. Bene, andiamo a mangiare. Ok, mi stavo per infilare le chiavi in tasca, ma evidentemente non ci staranno. Sono un po' grosse, devo dire. Io adesso spero di non perdermi. Guardate. Ecco perché vi parlavo di Hogwarts. Qui ci sono dei bauli di qualche mago. Adesso io scendo perché è l'unica via. È tutto in silenzio. Ok. Cioè, vedete? Scale che vanno su, scale che vanno giù, ma c'è anche una via di qua. Io penso di essere venuta da qua, quindi ci provo. Altre scale. Guardate, il corridoio. Cioè, aiuto. Però sento delle voci. Sì, ok. Ho trovato la reception. Eccola. Ce l'ho fatta. È arrivata la cena. Io ho preso una semi parmigiana, anche se non è come la parmigiana italiana. Vi faccio vedere. Eccola qui, con sopra della rucola. E invece Muriel ha preso la stessa cosa, ma siccome lei è vegana, senza formaggio, giusto? Yes. Gemelle. Poi qua ci sono dei risotti, giusto? Poi c'è un'insalata, qui la sogliola. Bene, direi che i piatti sono tutti grossi e molto belli. Quindi buon appetito! Arrivata in camera! Sono stanchissima! Veramente stanchissima e anche super piena perché la cena era buonissima. E adesso devo fare una cosa per forza, la devo fare, non importa se ho sonno, ma devo farla. E adesso capirete perché la devo fare. Praticamente Lush ci ha regalato questa borsetta per stasera, che praticamente contiene dei prodotti per un trattamento per dormire bene. C'è questa crema che si chiama Sleepy ed è la crema per il corpo, eccola qua, alla lavanda. Ma la cosa più importante, adesso arriva, è una bomba d'acqua! Si chiama Twilight, bomba da bagno, e nel bagno c'è una fantastica vasca, quindi ora io mi farò il bagno dopo 5 anni che non lo faccio perché a casa non ho la vasca da bagno. Finalmente proverò una bomba di Lush nella vasca. Aiuto, sono troppo felice. Quindi adesso sarà il caso di far partire l'acqua, perché proprio per il fatto che è da tanto tempo che non faccio il bagno non mi ricordo più come si fa un bagno. Quindi spero di non fare casini. Devo accendere l'acqua. Primo passo, accendere l'acqua. Vediamo se ce la faccio. L'acqua è partita e io non vedo l'ora di farmi il bagno. E intanto che aspetto che la vasca si riempia, volevo dire velocemente, concludere velocemente questo vlog. Non so se si sente troppo il rumore dell'acqua, aspettate. Tanto ora che si riempie passa un pochino. Volevo solo dirvi a conclusione di questo vlog che oggi sono felicissima perché ho affrontato questa mia paura, questa mia ansia, questa mia fobia dell'aereo, e l'ho affrontata nel miglior modo possibile. Sono davvero fiera di me e sono felicissima perché ovviamente ho condiviso questa cosa sui social, su Instagram e su Twitter, e a parte che mi hanno scritto tutti i miei parenti, tutti i miei amici, cioè tutte le persone che conosco mi hanno scritto dicendo brava Cleo, ce l'hai fatta, brava, com'è andata, perché sanno quanto per me era importante questo giorno, perché appunto avrei affrontato una mia grande paura. Ma anche tantissime di voi mi avete scritto, è giusto, non lo so, non sono nemmeno a fuoco.
ok. Però ecco appunto, tantissime di voi mi hanno scritto, mi avete detto: brava Cleo, come stai? Com'è andata? Che bello, siamo fiere di te che sei riuscita ad affrontare questa tua paura. Quindi veramente è stato bellissimo vedere quanto supporto ho ricevuto da tutti voi, e vi assicuro che non sarebbe stato lo stesso senza di voi. Quindi vi ringrazio tantissimo, io sono troppo felice e adesso sono molto più tranquilla. Ovviamente non posso dire di aver sconfitto questa paura al 100%, nel senso basta, da domani un aereo al giorno, però è il primo passo per davvero sconfiggerla. E quindi voglio dire anche a tutte le persone che hanno una piccola fobia, una piccola paura o anche una grande ansia, soffrono di attacchi di panico, che il modo per affrontare queste cose c'è, il modo per risolvere queste cose c'è, e alla base di tutto in realtà ci vuole la forza di volontà e la determinazione, perché è tutta una cosa psicologica, e finché noi ci abbandoniamo a quest'ansia, a questa fobia, non riusciremo mai ad affrontarla. La cosa che bisogna fare è prendersi del tempo, ma poi trovare il momento in cui si riesce poi ad affrontarla, ad essere sicuri e a provarci. Magari non ci si riesce subito, perché io stessa quest'estate ho prenotato un aereo e poi non l'ho preso perché avevo troppa paura, però adesso ce l'ho fatta. E potrà sembrare una cosa stupida per tante persone che prendono l'aereo in modo molto semplice e tranquillo, ma per me, che appunto veramente era diventata una delle mie paure più grandi, essere riuscita oggi mi ha resa più forte. Non lo so come, non so dirvi nemmeno come mi sento, ma sono davvero davvero tanto felice e anche tanto tanto stanca, questo sì. Infatti adesso non vedo l'ora di farmi il bagno, sarà un bel regalo dopo questa vittoria contro l'ansia. Non finisco il vlog qui ora in questo momento, perché voglio farvi vedere la bomba da bagno di Lush, che è la prima volta che uso in una vasca da bagno. Vediamo intanto l'acqua a che punto è arrivata. Manca ancora un sacco di tempo. Ci vediamo quando la vasca è pronta. Eccola qui, la bomba l'ho buttata, sta uscendo un profumo buonissimo, oh mio Dio. Intanto lei si sta tutta disintegrando. Che bello! Guardatela! Non vedo l'ora di entrare e rilassarmi. Dove è andata a finire? Eccola qua. Vediamo all'interno poi com'è, perché vedo altri colori. Ecco, adesso sta uscendo anche il blu. Oh mio Dio. E il giallo da qualche parte. Sì, che bello. Vabbè, io mi sto divertendo come una scema, ma adesso entro e mi faccio il bagno. Intanto mi sono anche struccata, quindi vi mando la buonanotte in queste condizioni. Ci vediamo con il vlog di domani, che sarà riguardante sia Pool, dove siamo noi oggi ora, ma poi anche Londra, perché domani si va a Londra e poi gli altri giorni rimarrò appunto lì. Spero che, vabbè, a parte i brufoli, spero che anche l'hotel dove andremo a Londra abbia la vasca da bagno, perché voglio usare assolutamente altre bombe di Lush, visto che poi dovrò tornare a casa mia dove non ho la vasca. Quindi vi mando un bacio enorme e ci vediamo domani. Ciao! Muah!